fini le domande. Ma come si mettono? In collegamento da Ponte di Legno per sapere qualcosina di più su Mr. Guns. Che lavoro avrebbe voluto fare se non fosse stato calciatore e poi allenatore? È una bella domanda, ma non ho avuto il tempo di pensarci perché a 13 anni mi ha comprato la Sampdoria e quindi ho iniziato subito a giocare a pallone. Ti devo dire la verità, non saprei veramente. Mister, ci dica tre cose di lei che non sappiamo. Aspetta un attimo, che domanda è? Tagliamo questa domanda, mi piacere. Vai alla prossima, vai alla prossima. E com'è il numero qua? Nasci tutti i paesaggi. Cioè, sono andate a finire le domande. Ma come si mette? Andiamo avanti? Certo. Si è fatto giorno, farsi notte si fa giorno. Vai. Che tipo di musica ascolta? Musica leggera, nonostante il mio amico Eros sia juventino, però apprezzo la sua musica e mi piace tanto fin da quando ero giovane. Mister, ha mai abbandonato un ritiro di nascosto? Perché ridi? No, assolutamente no. Avevo talmente tanta voglia di andare nel tiro per poi combattere il giorno dopo che non mi è mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello. Di cosa hai paura? Non ho paura di niente. Insetti. Ecco, diciamo i serpenti, diciamo che non sono i miei animali preferiti. Se facessi boh! Proprio mister, sei proprio... Next! Sei mai alzato di notte prima di una partita per mangiare schifezze? No, direi no. Tante volte non dormivo, ma non, assolutamente non ho mai mangiato nulla. Rigore al 93esimo. Lo batto io. Risolto. La batte un rigorista o chi se la sente? Un rigorista di turno della stagione? Il rigorista, però è chiaro che in una partita bisogna avere il piano A, il piano B e anche il piano C. Quindi il rigorista deve prendersi le responsabilità, se poi il rigorista in quel momento non se la sente, è chiaro che ci saranno altre giocatrici che potranno andare a battere. Quindi Linda, se te la senti, puoi andare. Qual è il festeggiamento più pazzo dopo una vittoria? Una scommessa con mio papà nella stagione 98-99, quando abbiamo vinto lo scudetto con il Milan. Ci siamo fatti tutti e due i capelli biondi. Io stavo bene, ma mio papà non è molto più vecchio di me, mio papà ha 71 anni. Io stavo male, ma lui... inguardabile, con i baffi gialli anche, bene, però ne valsa la pena, quando poi vince lo scudetto questo ed altro. Pur di vincere il campionato, sarebbe disposto a? Intanto vinciamo, e poi se ne parla. E una volta vinto cosa farebbe? Capelli lasciamo perdere? Penserei già alla stagione successiva. Io direi impeccabile, il mister è quello giusto. La linguetta delle lattine è fatta per mantenere la cannuccia, lo sapevate? Beh, questa la mandiamo a Colorado. Mister, ci dica tre cose di lei che non sappiamo. Che sono sempre in c***o, che mi c***o e che mi c***o sempre. Chiaro? Non me la fate ripetere visto la risposta. No. La prossima volta le facciamo noi le domande. Perché te l'ho fatta io la domanda. Buonanotte. Vabbè, è stato disponibilissimo. A posto?